Malattia di Meniere. Ok. Ha detto bene prima Marcelli, ci sono dei quadri audiologici che ci fanno pensare alla malattia di Meniere. Gamba ci ha detto ci sono. Fischiano, va bene, è che pensa che ti applaudissero, scusa. E ci sono dei quadri anamnestici, no? Che possono mimare la miniera, ma possono anche farci cadere in errore. Come evitare l'errore nei pazienti, sia in eccesso sia in difetto, attenzione, nei pazienti che hanno un sospetto di malattia di Meniere, oggi ce lo chiarirà Luigi Califano. Chiarire è parola grossa. Ok, allora grazie Giampiero ovviamente per il consueto invito e per il piacere di stare qua con voi. È un problema, ho un problema. Houston, abbiamo un problema. Vado sola. Allora, dobbiamo chiaramente partire da delle definizioni, altrimenti non possiamo arrivare a dire cosa potremmo ipotizzare essere malattia di Meniere. Sì? Sì, poi è ritornata a se stessa. Cosa sia malattia di Meniere e cosa sia qualcosa che le si avvicina, lo sia o non lo sia. Chiaramente, storicamente, Prospero Meniere, 1861, definizione della malattia, ovvero della sindrome, dato importante nella storia della medicina, fu il primo a riconoscere che la funzione dell'equilibrio ha primariamente sede nell'orecchio. Sapete che in precedenza si pensava soprattutto a fenomeni, all'importanza di fatti di tipo cerebrale, descrivendo i sintomi che ancora oggi sono quelli propri della malattia, forse guastata, no, c'è un problema comunque, guastata da un peccato originale che forse sbagliò la diagnosi, forse da là sono nati poi tutti i problemi relativi all'interpretazione della malattia di Meniere. Vabbè, io potrei pure parlare. Ci sta un'altra presentazione, ti chiedo scusa se no o parlo a braccio oppure sì, allora ci sta un'altra, però ce l'ho sulla pennetta. Chiedo scusa. Sì, dove siete adesso nel timer, io non l'ho messo. Subito. Qual era la sua? Questa, giusto? Allora, continuo un attimo, dato alcune cose, bene o male, forse le ricordo. Allora, dicevo che quindi la lezione iniziale del 1861 da parte di Prospero Meniere, forse con quel peccato originale che stava forse descrivendo un'altra cosa. Si arriva agli anni 30 per la definizione di quella che è il substrato patogenetico della malattia, cioè l'iperendolinfatica, descritta autonomamente da due scuole, una Stranissimo. scuola anglosassone e una scuola giapponese. In effetti, però, cercheremo di trovare invece una descrizione che fornire poi la faccia vedere di inizio Novecento, di un autore che è stato americano sempre, che è passato poi nel dimenticatoio, che invece aveva già descritto all'inizio del Novecento che sarebbe definito l'endolinfatica quale elemento correlato a quella che è la malattia di Meniere. Dietro. Luigi, ma forse si è capito dov'è? Dov'è? Sì, la sì, ma possiamo partire da qua, dai, possiamo posta partire da qua. manuale, sul manuale. Correlatore scritto. Qua, avanzamento manuale. Allora, Vediamo se così va. Pronto? Vabbè, non era un grosso problema. A posto. Ok, quindi quello che vi stavo appena dicendo, quindi il riconoscimento dell'idrope come elemento correlato alla malattia di Meniere è inizio degli anni 2000, 2005-2006, prima dimostrazione in vivo con risonanza magnetica dell'idrope endolinfatico. Giusto qualche punto, dobbiamo, su cui vorrei focalizzare l'attenzione, richiamando un po' quello che già detto Marcelli prima, sull'importanza dei fattori di tipo vascolare, anche perché è congruo con quello che cercherò di dirvi oggi. Noi ci focalizziamo molto sui recettori nelle malattie del vestibolo, in particolare la malattia di Meniere, dimenticandoci che esistono altre parti dell'orecchio interno che forse hanno un'importanza prioritaria nella genesi, nel determinismo, e nello sviluppo e nell'evoluzione di questa malattia. Stria vascolare. La scuola di Papalella ne ha dimostrato la nettissima alterazione in corso di malattia di Meniere. E ricordiamo solo un dato per comprendere proprio l'importanza di questo organulo, che la stria vascularis è l'unico organulo del nostro organismo, di tutto l'organismo, ad avere un epitelio vascolarizzato.
Questo è indicativo quindi di un'elevatissima carica metabolica di questo organulo, che è stato definito da Gurkov come la centrale energetica dell'orecchio interno. Quindi le alterazioni di questo e di altri organi dell'orecchio interno non recettoriali sicuramente hanno un'importanza rilevantissima. Tornando al meccanismo patogenetico, questo era quello classico, iniziale, il cosiddetto dogma centrale. Al centro ci sta l'idrope endolinfatico, sulla sinistra ci sta quella che ho chiamato zona variabile, in cui nel corso degli anni e dei decenni si sono andati ad aggiungere vari elementi, che sono da reazioni autoimmuni, un po' a caso, eccesso di endolinfa, problemi dietetici e così via. Sul versante destro i sintomi, dizziness, meglio forse definiamo vertigo, perdere di udito, acufene e pienezza auricolare. Uno schema poi che è venuto un poco soppiantato da quello che è lo schema tipo periferico, in cui notate come la parte centrale non è più occupata dall'idrope endolinfatico, ma delle alterazioni di tipo cellulare, di neuro, di citotossicità e così via. Sulla parte sinistra ci sta sempre la parte relativa a quelle che possono essere le cause, che si arricchiscono sempre di nuovi dati. Uno degli ultimi che stiamo analizzando in questi anni, per esempio, l'importanza del deflusso venoso e il ruolo dell'ipertensione della pressione endocranica. Sul lato destro notate una cosa importante in questo schema, che accanto ai sintomi compare l'idrope. Perché? Perché questo articolo, secondo me fondamentale, di Marchand del 2005, ha evidenziato una cosa importante, cioè che l'idrope non è secondario, cioè le alterazioni di alcuni gruppi cellulari, soprattutto i fibrociti, sempre nella stia vascolare, precedono e non seguono l'idrope. Cioè il danno primitivo è a livello di questi organoli e l'idrope ne è esso stessa conseguenza. Eventi citotossici che scrisse Marchand nel 2005 potrebbero essere determinati da eventi determinati da cause ancora sconosciuti. E l'altro dato importante è questo, in questa casistica che era sottemporale, quindi una casistica di tipo autoptico, una distinzione tra forme di malattia di Miller primitiva e secondaria, o meglio di idrope primitiva e secondaria. Ebbene, nelle forme primitive idrope e malattie di Meniere erano praticamente, diciamo così, sinonimi, non in senso stretto ovviamente, nel senso che i casi, quasi tutti i casi con idrope avevano sviluppato in vita una malattia di Meniere, mentre nel gruppo delle idrope secondarie, per esempio quelle di tipo post-traumatico, invece l'idrope era presente, raramente invece il paziente aveva avuto malattie di Meniere. Quindi a cosa significa questo? Significa che per avere la malattia di Meniere non è sufficiente l'idrope, ma sono sicuramente necessari altri fattori che poi portano alla malattia. Tant'è che nelle forme puramente secondarie, in cui per esempio un trauma aveva indotto alterazioni tali da portare all'idrope, la malattia di Meniere non si sviluppava quasi mai. Ed è una vera e propria rivoluzione copernicana, secondo me, che viene fuori da questo articolo, in cui è detto che l'idrope è da essere considerato fondamentalmente un marker della malattia di Meniere piuttosto che essere direttamente responsabile dei sintomi della malattia. Sì, è veramente un modo completamente rovesciato di porsi di fronte al problema della malattia di Meniere. Era solo una brevissima introduzione per chiarirci un po' anche le idee. Diciamo, una malattia dell'età tutto sommato abbastanza medio-giovanile, non abbastanza rara in età infantile, difficilmente esordisce primitivamente oltre i 65-70 anni, con dei dati di epidemiologici sono effettivamente molto 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 variabili. In Italia non sappiamo quanti sono i mali di Meniere, per esempio, diciamo ancora, questo è un fatto ormai vecchio già di 2 anni, che era in analisi alla Commissione Sanità del Senato della Repubblica una proposta di legge per il riconoscimento della malattia di Meniere come malattia cronica invalidante. Ma credo che la malattia di Meniere porti un po' di sfiga pure ai politici, perché ogni volta che la pigliano in mano succede qualcosa e il progetto si arrede, la seconda volta che è successo in queste due legislature. Al professor Mira avevo promesso di presentare una new entry nel campo degli illustri, un personaggio molto strano, Louis Ferdinand Céline, scrittore maledetto, di cui mio figlio mi ha recuperato questa pagina, in cui è descritta in modo molto chiaro una crisi menierica subita da questo importantissimo scrittore, definito da Bukowski il più importante scrittore degli ultimi 2000 anni della storia dell'umanità. Un personaggio molto 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 strano, molto molto ambiguo,
certamente forse non una bella persona, ma sembra essere effettivamente un grandissimo scrittore, che pare avesse una malattia di Meniere, probabilmente di tipo secondaria, dei traumi acustici e fisici che aveva subito in guerra. Malattia di Meniere, ripeto, se vogliamo cercare di distinguere dalle forme, dobbiamo fare una diagnosi. E da fare una diagnosi in questa fase storica, con tutti i limiti che ciò può significare, ci dobbiamo attenere alle linee guida che sono state riesposte nel 2015 da questo consesso di società coordinate dalla Barani. Alla fine potremmo dire nulla di nuovo sotto il sole. Un dato importante è ribadito che la malattia di Meniere è una sindrome clinica caratterizzata alla fine da vertigine ricorrente, da ipocusia che può essere fluttuante, ma che non è indispensabile sia fluttuante, perché a volte la fluttuazione potrebbe anche non essere documentata, acufene e senso di pienezza auricolare. Viene sottolineata in termini più moderni che esistono vari fenotipi della malattia. Per esempio, ricordiamo da una parte quello classico con l'ipocusia alle basse e medie frequenze, ma per esempio la scuola spagnola ha anche mostrato un fenotipo particolare in cui la perdita invece è soprattutto alle alte frequenze, con possibilità di comorbidità in cui quella emicranica appare sempre la più importante. Il dato veramente nuovo di questa classificazione rispetto alle precedenti, non c'è in effetti nulla di particolarmente sostanzialmente diverso, è che però è elevata quella malattia di Meniere certa su base atopica, che era un po' un controsenso della precedente classificazione, perché le moderne tecniche di diagnosi effettivamente prevedono la dimostrazione dell'idrope come fatto abbastanza specifico della malattia. Per esempio, in questo articolo ho riportato un caso di ipocusia improvvisa in cui non ci sta idrope e un caso di malattia di Meniere in cui invece l'idrope è stata documentata. Quindi rimangono attualmente due livelli diagnostici: una malattia di Meniere definita e una malattia di Meniere probabile. I criteri di una linea guida devono essere, direi per definizione, abbastanza rigidi. Credo che poi sia la nostra intelligenza, l'intelligenza di ciascuno di noi, interpretarli nei modi più corretti. Comunque, per avere una diagnosi di malattia di Meniere definita attualmente, dobbiamo aver avuto almeno due episodi di vertigine acuta spontanea con quella durata già segnalata prima da Paolino Gamba, di tra i 20 minuti e le 12 ore. Altri sindromi, per esempio l'instabilità posturale, il dizziness, non sono considerati criteri diagnostici. Trigger sono quelli classici che conosciamo, ed è riportato in fase avanzata il fenomeno di Tullio. Questo credo sia anche importante. Deve durare 20 minuti, 12 ore, qua qualche critica ce la possiamo allegare immediatamente. Se succede di notte, ditemi voi come facciamo a definire questa durata. Comunque il concetto, veniamo al concetto, che poi è quello che è importante, non i numerini, è che cosa vogliono dire fondamentalmente questi autori? Che se eccediamo in eccesso o in difetto questi limiti, dobbiamo cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Secondo punto, la dimostrazione, o meglio la documentazione di una perdita uditiva, che quella tipica è alle basse e medie frequenze, con almeno fino a 2000 Hz, con almeno una perdita di almeno 30 decibel su due frequenze contigue. Però ripeto, per esempio il fenotipo descritto dagli spagnoli alle alte frequenze ugualmente si colloca nell'ambito di una vera e propria malattia Meniere. Vertigine, rapporto temporale, vertigine, ipoacusia, sono chiarite alcune cose. Per esempio è fatta fuori quella che era definita l'idrope endolinfatica ritardata, che diventa malattia di Meniere ritardata, cioè prima è comparsa per altri fenomeni un'ipocusia che sono all'orecchio destro, dopo 5, 10, 15, 20, 30 anni potrebbe comparire la sindromatologia menierica compiuta. Comunque un altro rapporto temporale pure chiarito, quello che è noto come sindrome di Lermoyer, la vertigine che fa sentire, quindi l'abbassamento uditivo precede la crisi, viene la crisi, scompare l'abbassamento uditivo. E la sindrome di Lermoyer è fatta rientrare a pieno titolo, come giusto che sia, nell'ambito della malattia di Meniere. È invece segnalato bene quella che è la crisi di Tumarkin, è considerato elemento diagnostico. Vi leggo semplicemente la descrizione di Tumarkin, perché meglio di così non può essere descritta. Anni 30. Un giorno il paziente, mentre si trovava alla scrivania a parlare con un cliente, cadde improvvisamente a terra. Non aveva vertigini, non aveva perso coscienza, non accusava alcun malessere. Il fatto sopraggiunge come un fulmine al ciel sereno, ma egli fu subito in grado di rassicurare i presenti che stava bene.
immediatamente si rialzò riprendendo il discorso. Credo che una descrizione di un fenomeno così importante in modo più chiaro non sia mai più stata fatta. E ricordiamoci questo evento, perché è l'evento veramente drammatico, pericoloso, pericolosissimo, almeno potenzialmente, nell'evoluzione della malattia di Menier. Se ci sono le crisi tumarche, che spesso sono autolimitanti, ma che non sappiamo se e quando si ripeteranno, un paziente che sta camminando per strada, che sta attraversando le strisce pedonali, può andare giù come una pera secca ed essere travolto da un autobus. Beh, ricordiamoci che questo è l'evento veramente pericoloso nell'evoluzione della malattia di Menier. L'ipocosia è definita come fluttuante, come possibilità di ipocosia fluttuante. Nella forma probabile, vado rapidamente, diciamo molto semplicemente che cambiano, diciamo, due cose. Diciamo, la durata, che è la probabile, perché già l'ha fatto vedere pure prima Paolo Gamba, si va dai 20 minuti alle 24 ore della vertigine contro i 20 minuti 12 ore, e soprattutto manca la documentazione dell'ipoacusia, cioè il sintomo di ipoacusia è unicamente sintomo, è unicamente riferito dal paziente, ma non è documentato. Quindi da una parte una forma definita che ci fa fare diagnosi, dall'altra una forma probabile o possibile in cui la diagnosi di malattia di Menier non è ancora certa. Dei limiti, manca una statazione audiologica che era invece presente nella classificazione precedente, manca una valutazione degli effetti della terapia, manca una valutazione funzionale, quindi sono dei limiti abbastanza grossi, secondo me, che dobbiamo necessariamente integrare. Ma mi fa sempre piacere ricordare l'esperienza della scuola fiorentina con la classificazione dell'evoluzione temporale della malattia descritta magistralmente dal professor Pagnini. Ho avuto l'onore che l'ha esposta per la prima volta ad un mio convegno a Benevento, marzo 2006, una foto in diretta, ed è questa. Quindi l'evoluzione, non entriamo nei dettagli, da una fase florida, acuta, iniziale di malattia calalare, quella delle grandi vertigini, fino alla scivolando attraverso la forma vaculare, in cui possono comparire gli episodi di Tumarkin e la sovrapposizione anche, per esempio, di vertigini da posizionamento, e la Menier torpida, in cui non ci sono più grandi vertigini, in cui c'è una instabilità di fondo più o meno importante a seconda della monobilateralità della malattia, e un'ipocosia che non è più fluttuante, ma che si è andata stabilizzando su livelli abbastanza gravi. Quindi sofferenza canalare acuta, fase precoce, sofferenza maculare, fase intermedia, e chiamiamolo fase torpida o crollo finale, con la grave ipofunzione labirintica. L'altro dato importante è che la malattia di Menier ne tende a bilateralizzare con una frequenza forse che è più alta di quello che ci aspettiamo. A 20 anni addirittura riportata mediamente in casistica una bilateralizzazione in oltre il 40% dei casi. Diciamo comunque che le bilateralizzazioni maggiori avvengono soprattutto nei primi anni di malattia. Quindi, molto schematicamente, questa oggi è quella che dobbiamo definire come malattia di Menier, e in effetti, secondo me, è la stessa cosa che ha descritto Menier nel 1861 alla fine. E quindi le Menieriforme, questo è un po' il tema che diceva Gian Piero, esistono, come facciamo a distinguerle, cosa intendiamo per Menieriforme? Quindi, etimologicamente, vedete, forma, dal latino forma, calco del greco morphos, indica un qualcosa che è simile ad un'altra senza essere quell'altra cosa stessa. Quindi malattia Menieriforme ha forma di malattia di Menier, ma non lo è, o forse ancora non lo è. Quindi questo credo sia il concetto fondamentale. E in effetti già le linee guida del 2015 ci dà uno schema di diagnosi differenziale in cui alcune di queste forme potrebbero essere da noi interpretate, almeno in alcune fasi di sviluppo, come forme di tipo Menieriforme. Ho provato una definizione, magari possiamo discutere se siamo d'accordo o meno, di malattia Menieriforme. È una condizione in clinica in cui la diagnosi di malattia di Menier non possa essere posta sulla base delle linee guida vigenti in quel o in questo momento, ma in cui comunque si osservano delle analogie cliniche o anche strumentali con la malattia stessa. Questo è il concetto importante, non essendo i sintomi e i segni che definiamo come menierici esclusivi della malattia di Menier. Ipocusia, acufeni, pinezza auricolare anche, se vogliamo, e altro, e crisi vertiginose possono essere anche determinate da altre cause. Per esempio, proprio forzando proprio il concetto, secondo quello che ci ha detto Marchand,
potremmo avere delle forme idropiche, anzi secondo me abbiamo delle forme idropiche che sono miniriformi ma che non sono Menière. Ho provato una classificazione, pigliata ovviamente con il beneficio di inventario, quindi una malattia meniforme di tipo 1, l'ho chiamata così, che sono in effetti dei quadri clinici autonomi che mimano, possono mimare la malattia di Menière, almeno in parte o almeno in una parte della loro evoluzione, ma che sono effettivamente autonomi e quindi come tale richiedono una diagnosi specifica attenta. Quindi ci ho messo emicrania vestibolare, la sindrome di Susac, le sindrome della terza finestra, le malattie autoimmunitarie pluriorgano, l'ipertensione endocranica benigna, chiaramente la lista potremmo anche aperto. Quindi secondo quello che intendo dire, questi in effetti non sono malattie meniriformi, ma sono altre malattie che semplicemente mimano la malattia di Menière e che richiedono una diagnosi attenta, una diagnosi differenziale attenta. Tipo 2, ripeto, ancora una volta, pigliato con beneficio di inventario, quadri clinici in cui i sintomi della malattia di Menière non sono tutti presenti, ma che possono però comparire in un'evoluzione successiva, e quindi e da un punto di vista uditivo, perdita ricorrente o fluttuante, senza crisi vertiginosa acuta, o episodi di instabilità posturale, ancora episodi ricorrenti vertiginosi senza una conclamata sintomatologia cocleare, o ancora prima pienezza auricolare o acufene recidivante, con brevi episodi vertiginosi non tipici. Sono quadri che potrebbero evolvere in una malattia di Menière. Anche questo ovviamente è un'idea del tutto personale, che la definizione di malattia di Menière o menieriforme potrebbe stare in questi casi nel nostro grado, l'ho chiamato, di aggressività diagnostica predittiva dell'esaminatore. Quando ci vogliamo spingere avanti o quanto vogliamo rimanere prudenti sulla nostra diagnosi. Quindi l'intelligenza di cui si parlava e la conoscenza, aggiungo, di cui si parlava prima, come vedete, torna sempre ad essere presente. Vediamo schematizzazione. E poi c'è anche un tipo 3, quadri clinici con sintomi analoghi a quelli della malattia di Menière, temporalmente associati o meno tra di loro, che possono anche ripetersi a crisi, o nei quali anche il fattore età può non essere tipico della malattia. Per esempio l'insorgenza oltre i 70 anni, in questo gruppo ho voluto mettere la patologia di tipo vascolare, quindi tornando un po' a quella diapositiva di Enzo Marcelli, a livello coglio-labirintico, più spesso a livello labirintico, o anche un distretto più centrale, quindi episodi di insufficienza vertebro-basilare transitoria recidivanti, e ci dobbiamo mettere in questa categoria, secondo me, anche il problema della leucoarioosi, cioè il problema della malattia della sostanza bianca. Qualche esempio dei vari tipi. Tipo 1, un sindrome di Susac, la metto sempre per prima perché ce ne stiamo un po' occupando negli ultimi anni, abbiamo fatto diverse diagnosi. È una malattia pluriorgano che colpisce orecchio, retina e sistema nervoso centrale. È una malattia che può essere molto aggressiva e che in alcune fasi, in alcune forme, nelle fasi iniziali, veramente mima in modo clamoroso la malattia di Menière, con sindrome veramente assolutamente identici, però ha un'evoluzione molto più rapida, ha l'evoluzione pluriorgano, anche a livello cocleare tende a bilateralizzare molto frequentemente. Vi dico solo di un paziente qui insieme ai neurologici oculisti abbiamo fatto la diagnosi di sindrome di Susac, aveva un quadro del tutto menierico, se vogliamo menieriforme, e la moglie riferiva la comparsa di un'aggressività nei comportamenti, ma veramente importante, che questa persona non aveva mai. Queste turbe della personalità, se qualcuno ve le dovesse riferire, non le sottovalutate assolutamente, perché sono un indice molto importante di una possibile sindrome di Susac. La letteratura ce lo conferma, interessamento coglio-vestibolare è molto frequente nella sindrome di Susac, ma attenzione, questo è il pericolo diagnostico, è molto frequente soprattutto nelle fasi iniziali della malattia. La malattia può esordire in modo incompleto e, vi ripeto, veramente può mimare una sindrome di Menière. Questo è il quadro clinico radiologico con le classiche snowballs al corpo calloso. Non è un quadro che abbiamo sempre, il più delle volte abbiamo dei quadri che ricordano più, tra virgolette, semplicemente una leucoarioosi. Quindi un ulteriore problema di diagnostica differenziale. L'altro mimicher, potrei dire, della malattia di Menière può essere l'emicrania vestibolare.
anche questo è basato su dei criteri clinici. Anche in questo caso abbiamo una forma certa, e quella non è sicuramente una malattia meningiforme, ma è una emicrania vestibolare. Invece la forma probabile potrebbe rientrare nella diagnostica differenziale tra quelle che potremmo definire come sindrome meningiforme di tipo primo, ma ricordandoci che anch'essa ha una sua specificità diagnostica. Ricordandoci anche un altro dato, che le linee guida dell'emicrania vestibolare ci dicono che se ambedue le indicazioni diagnostiche di emicrania vestibolare e di malattie di Meniere sono poste, noi dobbiamo fare diagnosi prioritarie di malattie di Meniere. Non mi chiedete il perché di questa scelta gerarchica, però la barra ci dice questo al riguardo. E non dimenticando un'altra cosa importante, che noi clinicamente sappiamo bene, grazie al lavoro fondamentale della Scuola Fiorentina anche, che l'emicrania è più comune di gran lunga nei palati menierici che non nella popolazione generale. Non solo, ma che emicrania vestibolare e malattie di Meniere possono effettivamente essere presenti entrambi in quello che è definito un symptom cluster. Ricordandoci ancora che l'interessamento cocleare è possibile anche nell'emicrania vestibolare, sia pur sicuramente in un grado molto minore rispetto alla malattia di Meniere, e questo tutto sommato da un punto di vista clinico resta tutt'oggi ancora l'elemento diagnostico differenziale più importante, con un possibile link per esempio quello dell'appartenenza almeno di alcune forme di Meniere e dell'emicrania tra le canalopatie di membrana, che ci potrebbe giustificare il problema. C'era un video che non partiva, era una paziente menierica conclamata, tra l'altro bilaterale, ma veramente menierica, che a un certo punto ha cominciato a sviluppare sintomatologia diversa e venne in ospedale, gestisce ovviamente da solo le crisi, venne in ospedale dicendo ho una crisi diversa. In effetti, non si vede il video, aveva una crisi acuta con un nistagmo rotatorio molto spontaneo, pluriposizionale molto importante, che è persistito per circa 12 ore, che poi è scomparsa. E questa era una vera crisi di emicrania vestibolare poi regredita. Sempre nel tipo primo, sono due casi personali in cui facciamo effettivamente diagnosi clinicamente di malattia meningiforme, ma che alla fine erano due casi di ipertensione endocranica benigna importante. Ricordiamoci, il sintomo fondamentale dell'ipertensione endocranica benigna è la cefalea, spesso molto violenta, molto frequente nelle sue crisi, e qua ci stava qualcosa che riguardava anche l'orecchio. C'era un senso di fullness auricolare, c'era in una delle due anche una dimostrazione di una lieve ipoacusia alle basse frequenze, però il loro problema di fondo era effettivamente l'ipertensione endocranica benigna, che è la loro diagnosi, in cui i sintomi meningiformi si sono associati nel corso del corso clinico. Ricordiamo brevemente la triade dell'ipertensione endocranica benigna: la sella vuota parziale o totale, la distensione ed ottusità del nervo ottico e il dato più specifico ma meno sensibile, l'appiattimento del globo sclerale posteriore. E ancora un elemento di complicazione: i pazienti menierici al solito hanno anche questo più frequentemente, non solo, ma i pazienti menierici che hanno una evoluzione peggiore sono quelli che più frequentemente hanno i segni radiologici, questi tre segni radiologici di ipertensione endocranica benigna. Quindi le due condizioni veramente sembrano essere in associazione, frequentemente in associazione tra di loro. L'altro gruppo parlavo era dell'evoluzione, quindi ho usato delle diapositive che ho lasciato uguali, che chiesi l'anno scorso al professor Pagnini, che ovviamente mi ha concesso, in uso dico ovviamente perché conosciamo la capacità di insegnamento del professore, quindi mi è sembrato giusto lasciarle così come me le ha date. Queste rientrano in quelle forme di tipo evolutivo. Ho portato la sua casistica relativa all'esordio iniziale d'Amblè, ed è una malattia di Meniere conclamata, ma ci sono delle forme, per esempio, da idrope cocleare, che possono essere quelle che simulano la malattia di Meniere, cioè che ricordano la malattia di Meniere senza esserle. E ancora, e nell'evoluzione, ci dice il professor Pagnini, una parte di questi rimane idrope cocleari, una parte sviluppa, vera, conclama la malattia di Meniere, il primo gruppo può rientrare nella sindrome di tipo meniriforme, ugualmente. Diversamente, un secondo gruppo, una parte evolve in malattia di Meniere, una parte rimane vertigine emicranica. Abbiamo detto che la vertigine emicranica non è malattia meniriforme, ma è malattia
diverso, un ulteriore gruppo in cui ugualmente l'idrope resta solo cocleare, in cui possiamo parlare effettivamente ancora una volta di malattia mieliforme. Vengo all'ultimo gruppo, quello delle forme vascolari, ricordando un po' questo, partendo un po' da questo lavoro che abbiamo fatto insieme a Gian Piero Neri e Vincenzo Marcelli, è che il problema è che un danno ipossico a livello dell'orecchio interno può scatenare dei sintomi che sono esattamente quelli della malattia di Meniere, anche in casi in cui la malattia di Meniere non si conclami. Quindi il terzo gruppo, che è quello fondamentalmente delle malattie menieriformi di tipo vascolare. E questo, vado a quello che è il succo fondamentale, il più, problema più importante di questo tipo di approccio è che le manifestazioni audiologiche vestibolari, specialmente le vestibolari ricorrenti, sembrano correlare, almeno in esperienze delle scuole orientali, in modo molto più significativo con una possibile successiva comparsa di eventi cerebrovascolari acuti veramente molto importanti. Quindi un ulteriore problema di riconoscimento dell'eziologia iniziale della malattia. E ancora l'ultimo gruppo, che è quello della malattia della sostanza bianca, la leucoaraiosi. Vedete qua la classica classificazione di Fazekas. Faccio solo notare che un articolo del 86-87 con apparecchio ad 1,5 Tesla, 1986-87. E naturalmente questo articolo di Balo conferma questo rapporto tra malattia di sostanza bianca e sintomatologia cocleare e vertiginosa. Quindi anche questo è malattia menieriforme e di origine di tipo cardiovascolare. E ancora l'esperienza della scuola pisana, che ha ben stressato il problema, rilevando come casi di vertigine o dizziness senza altre cause evidenti si associassero, e anche con sintomi cocleari associati, si associassero in modo significativo alla malattia della sostanza bianca. Quindi questo deve assolutamente rientrare nel nostro bagaglio diagnostico. Vado verso la conclusione, purtroppo mi scuso per il tempo iniziale. Due casi clinici della scorsa settimana: un collega di 67 anni, ipocosia neurosensoriale simmetrica alle alte frequenze, ingravescente negli anni, ovviamente da buon medico non aveva nessun esame precedente, mi ha detto che aveva il problema da ormai 15-20 anni, iperteso, dislipidemico, elevata omocistinemia, da 3 mesi comparsa di episodi vertiginosi recidivanti che durano, ha detto, pochi minuti, sempre al di sotto dei 10 minuti, con sensazione di ovattamento auricolare bilaterale. In fase interclinica, praticamente nessun dato al vestibolare, un esame audiometrico documentava un ulteriore peggioramento della ipocusia. La sua autodiagnosi, quando è venuto, ha detto: ho una malattia menieriforme. Tutto sommato, credo che possiamo concordare con la sua, in questo caso, autodiagnosi. Invece un'altra donna, 82 anni, ipocusia neurosensoriale alle alte e alle medie frequenze, con punto più alto posto a 1000 Hz, ipertesi diabetica, nell'ultimo anno più o meno vertigini acute, 10 minuti oltre le 12 ore, con sensazione di aumento dell'ovattamento auricolare. In fase interclinica, al bedside vestibolare, un piccolo nistagmo rotatorio stazionario nei decubiti supini, nulla di particolarmente importante, e segni di disfunzione centrale, una saccadizzazione per esempio dello smooth pursuit con il resto normale. Un quadro radiologico veramente severo di malattia della sostanza bianca. All'inizio abbiamo detto: come facciamo a non sbagliare? Forse il metodo migliore per non sbagliare, come ha detto Osler nel 1904, è di ascoltare il paziente. Ci sta dicendo la diagnosi, però aggiungerei una cosa: questa diagnosi noi dobbiamo conoscerla, nel senso che dobbiamo conoscere quello che eventualmente andiamo a cercare, o dobbiamo capire quello che il paziente sta cercando di dirci. Grazie. Grazie Luigi. Veramente io credo che da quello che ha detto Luigi, che ovviamente è esperienza di tutti noi, è un'esperienza comune, questo ci ha fatto capire forse quanto sia complessa oggi. Aspetta, perché una volta. No, era un cattivo. No, perché il corso ormai è in strao per booking, per cui non era pubblicità. Ma vi volevo far notare come
dall'anno scorso insieme abbiamo deciso di mettere nell'organizzazione il simbolo del Cenacolo di Vestibologia. Credo sia una rete formativa importante alla quale, se aderiamo, chiunque di noi organizzi qualcosa, speriamo di un certo livello, ci possa far crescere attraverso esperienze diverse. Enzo Marcelli fa dei tipi di corsi che sono un po' diversi da quello che faccio io, che sono un po' diversi da quello che fa Giampiero, che sono un po' diversi da quello che può fare un'altra persona in Italia, che fa Casano, che fa qualunque altro. Se li mettiamo tutti assieme, magari sotto l'egida del Cenacolo, forse possiamo ottenere qualcosa di più completo. Grazie Luigi, grazie. Questa è un'idea che è partita l'anno scorso e credo che sia un'idea giusta. Comunque volevo dire, abbiamo visto quanto sia difficile e nel tempo come si sia evoluta la diagnosi di meniere, perché una volta era ipocrisia, vertigini, acufeni, questa era la meniere e non c'era niente da fare. Chi conosceva il nome meniere? Se ne era la labirintite, no, semplicemente. Oggi invece vediamo, come analiticamente detto lui, che c'è un ventaglio di possibilità che abbiano, come nella triade sintomatologica, l'espressione clinica, ma che devono essere indagate a tutto campo. Quindi grazie a Luigi che ci ha, come dire, sistematizzato questa cosa, e penso che faremo tesoro di quello che ha detto. Grazie ancora.